Dalle fogne, una figura orrenda osserva i movimenti di Nessie, l'uomo con la testa a sacco, così viene chiamato dalla ragazza, un'entità pericolosa che risiede nelle parti più profonde della spirale. Un incontro con i nomini, compagni immancabili degli sventurati ragazzi che finiscono per attraversare la soglia del nulla. Un altro incontro con il traghettatore, che parla sempre più chiaramente a Nessie, con parole criptiche e misteriose. Questo e molto altro ci aspetta in questo episodio de Il suono degli incubi. Venite ad analizzarlo insieme a me allora e scopriamone insieme i segreti. Se adesso siete pronti, spegnete le luci, mettetevi comodi e godetevi l'analisi del quinto episodio del suono degli incubi intitolato Il diluvio dell'inevitabile. E ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati su Bedsmo Games. Oggi siamo tornati sul il suono degli incubi per fare l'analisi del quinto capitolo intitolato Il diluvio dell'inevitabile. In questo capitolo andiamo a vedere cose parecchio particolari e a mio avviso, ma ve ne parlerò alla fine poi dell'analisi, secondo me abbiamo trovato una nuova location e un nuovo antagonista. Iniziano ad essere tante le ipotesi degli antagonisti, però se ci pensiamo, anche negli altri Little Nightmares ne abbiamo avuti intorno ai 3-4. Quindi ci può stare finora che li abbiamo visti grazie al podcast. E secondo me l'uomo con la testa a sacco, con la testa a palloncino, lo chiama in tutti e due i modi durante il podcast, potrebbe essere uno di questi nemici. E le fogne potrebbero essere una delle location che visiteremo nel gioco. Dopo, alla fine del video, vi spiegherò anche il perché. Spero di non scordarmi. Però alla fine del video vi spiegherò perché. Perché c'è un motivo per cui penso questa cosa. E probabilmente con quello che vi farò vedere riuscirò a convincere anche voi. Adesso, senza troppe ciance, andiamo direttamente all'analisi del quinto capitolo. E vediamo cosa riusciamo a trarne. Tra l'altro non me lo ricordo neanche troppo bene il quinto capitolo, quindi sarà anche una bella occasione per riascoltarselo e rianalizzarlo proprio in live insieme a voi, diciamo un po' più fresco, ecco. Via, basta chiacchiere, andiamo! Il guardiano della soglia. Ecco, mi fermo subito, ragazzi. Già qua iniziamo e da qua nasce un'altra mia teoria. Se vi ricordate, io feci una videoteoria riguardante il guardiano della soglia. In quel caso, in quel video, stavo parlando del muro d'occhi. Se non ve lo ricordate, ve lo faccio rivedere in questo momento. Parlando di questo video, non vorrei che avessero collegato il muro d'occhi con il traghettatore. Pensateci un po' bene, perché il guardiano della soglia non è altri che nel ciclo di Cthulhu Yog-Sothoth, ovvero un personaggio creato da H.P. Lovecraft, che era uno scrittore. Questo personaggio è definito come il guardiano della soglia o l'apritore della via. E come abbiamo potuto vedere e come constatiamo direttamente dal capitolo, proprio all'inizio lo dicono, parla del traghettatore, dandogli questo appellativo. Però, se noi ci basassimo invece sull'aspetto, il muro d'occhi di Little Nightmares 2, quello che vediamo alla fine, è, diciamo, più consono alla descrizione. Questo mi porta a pensare, vi sparo una teoria così, sparata proprio ai primi due minuti di video, vi sparo una teoria. Questo potrebbe voler dire che il traghettatore non è altro che una manifestazione fisica del muro d'occhi, perché entrambi, uno per l'aspetto e anche per alcune caratteristiche e l'altro per lo scopo che ha nel nulla, nel mondo del nulla, nel mondo di Little Nightmares, rientrano nella descrizione del guardiano della soglia. Tant'è vero che anche Otto lo chiama così.
Raga, io ve la sparo lì. Comunque vi lascio in descrizione il link a quel video che ho fatto dove vi spiegavo chi fosse il guardiano della soglia e in che modo è collegato a Little Nightmares 2. Ci avevo già azzeccato, ragazzi, ci avevo già azzeccato. Sono troppo contento quando mi danno queste piccole conferme delle mie teorie. Vabbè, tolto questo. Andiamo avanti e proseguiamo perché siamo ai primi 8 secondi di audio e mi sono già fermato, sennò finiamo dopo domani. Un archetipo che ha ossessionato i parapsicologi per secoli. Un'entità mitica che compare nelle storie di innumerevoli culture. A prescindere dalle fattezze, il suo ruolo è sempre lo stesso. Ecco, altra cosa che mi lega all'idea che il traghettatore possa essere il muro d'occhi. Il guardiano della soglia, ovvero Yog-Sothoth, ha l'abilità di cambiare forma. E non solo di cambiare forma, ma anche nel ciclo di Cthulhu viene dipinto in varie maniere, con forma umanoide, con forma animale, con una grande massa d'occhi. Quindi ancora più probabile, ragazzi, che il muro d'occhi sia il traghettatore e il traghettatore sia il muro d'occhi. Semplicemente sta mutando forma perché può mutarla. Andatevi a vedere il video che vi lascio in descrizione perché vedrete che c'è un collegamento e questo video l'ho fatto 2 anni fa. 2 anni fa, ancora prima che uscisse il podcast. Sono troppo avanti, raga. Affrontare chiunque osi attraversare mondi nascosti. Nell'ultima seduta ha parlato con lei, o tramite lei. Anche risentendo il nastro, non sono sicuro di quello che ascolto. Eppure, da allora ripeto le sue parole fino alla nausea. Recitano così. Attraversa la soglia, affonda nella luce. Metti da parte il vecchio sonno per dormire nuovamente. Ecco, attraversa la luce... non ne sono sicuro, ma uno dei soprannomi di Yog-Sothoth potrebbe essere il portatore di luce. Potremmo andare a vedere... Adesso lo cerco. Nomi di... non napoletani. Yog-Sothoth. Vediamo un attimino... Yog-Sothoth, il guardiano della soglia, la chiave, la porta, la guida, il tutto in uno, l'uno in tutto, l'altrove. Già anche l'altrove mi fa pensare che sia al nulla, ecco. Yog-Sothoth, possiamo vedere Lightbringer. Vediamo un attimino se... Vabbè, lo vediamo qui. Nella storia l'aspetto di Yog-Sothoth viene descritto da... Elijah Billington come grandi sfere di luce ammassate all'entrata. Un altro collegamento con la divinità lovecraftiana di Yog-Sothoth. È interessante questa cosa qua, è interessante perché quest'altro aspetto va a collegarlo un'altra volta col muro d'occhi e col traghettatore. Molto interessante, andiamo avanti. L'uomo candela, il traghettatore, anzi... Uomo candela, ragazzi. Candela, luce. Mi sembrano un po' troppe coincidenze, eh? Il guardiano della soglia. Un Eidolon che dall'interno è determinato a tenermi fuori. Nessie aveva ragione, dopo tutto. Mentre controllavo le EEG, ho notato qualcosa di strano e con riluttanza l'ho mandata in radiologia. All'inizio dubitavo della validità dei risultati, ma il tecnico mi ha garantito fermamente che l'attacco di Nessie mostra senza dubbio la presenza di un piccolo tumore in corrispondenza dell'amigdala destra. Dicono sia benigno, nonostante l'insolito aspetto oculare. Questo mette in discussione tutto. Ecco, qui non si capisce
Da cosa possa essere derivato questo tumore? Ovviamente i tumori sappiamo benissimo che possono venire anche spontaneamente, però chissà se è legato alla malattia dell'acqua. Ecco, quello mi chiedo. La posizione della massa potrebbe influire sulla risposta alla paura, sulla salienza emotiva e peggio ancora sui sogni. Eppure non posso escludere tutto ciò che prova il contrario. Ho riflettuto su ciò che comporterebbe informare Nessie. È già così spaventata dal suo corpo che finirebbe per perdere il controllo. Niente metterà a repentaglio un'eventuale scoperta che potrebbe condurmi a Sisi. Da qui in poi, chiunque mi ascolti mi crederà pazzo. L'articolo del mio professore recita così: servono due requisiti per entrare nella quiddità della coscienza. In primo luogo, dei portali, nascosti nel nostro mondo. Allora, non so cosa voglia dire quiddità, ragazzi. Scusatemi l'ignoranza. Termine usato dalla filosofia scolastica per designare il carattere essenziale, che fa essere una cosa quella che è. Quindi è il significato della realtà? Di una realtà, di quello che è? Ok. Che complicato. In secondo luogo, un mezzo per aprire queste porte. E ritengo che le chiavi vengano principalmente forgiate dalla paura. Quindi lui sta cercando la vera essenza della coscienza di Nessie. Ok, ora ha senso. O mi manca la sua erudizione, o la sua ossessione. La mia unica speranza sta nel completare i miei progetti. Dormo da settimane. E se non posso sognare come lei, non saprò mai come entrare in questo nulla. Vorrei tentare con una sorta di inversione dei ruoli. Io mi sdraierò qui, bendato, privandomi dei miei sensi, per entrare in uno stato ipnagogico autoindotto, in modo da potermi concentrare sulle tue parole. Tu mi racconterai della tua ultima visita e vorrei che cercassi con tutta te stessa di proiettare il tuo sogno nella mia mente. Non credo che funzionerà, ma ci proverò. La ragazza in quella foto è lei, tua figlia. Mia sorella. Ecco, qui è la prima volta che ci spiega che sì, non è la figlia di Otto, ma la sorella. Attenzione, perché ancora molti di voi nei commenti scrivono la figlia, è la sorella, la sorellina. Oh, non vi assomigliate molto. Sono pronto. Sono bendato. Portami via con te, Nessie. Non riesco a vedere nulla. Piano, è fondamentale. Cerca di farmi entrare con le tue parole. Flutto attraverso l'oscurità senza nulla ai miei piedi. Poi tutto svanisce e mi trovo in un posto nuovo. È un tunnel sotterraneo in mattoni, con un ruscello di melma densa che attraversa al centro un canale. Riesco ancora a sentirlo. Un rumore di chiavi. Uno stridio metallico. Lo senti, Otto? Io no, ma continuo a provare. Proviene da un bambino in lontananza che fatica a chiudere una grande porta di ferro. L'ultima cosa che sento prima che la porta sbatta è una risata. Ecco, qua ci sono degli altri bambini che sono molto strani perché più avanti lo sentiremo. Sono abbastanza cattivi e mi ricordano un po' i bambini della scuola di Little Nightmares 2, quelli fatti di porcellana. Però qui non parla delle loro fattezze, sembrano bambini normali. Quindi, boh, vedremo. La melma fuoriesce dalle tubature che passano lungo le pareti. Non ho altra scelta che seguire il ruscello.
E così faccio, finché non raggiungo una zona dove in alto vedo delle grate. Attraverso una di queste vedo gli stivali sporchi di un ragazzo e una luce arancione che brilla da una lanterna che porta alla cintura. Incrociamo lo sguardo e lui grida: Guardate, un mostriciattolo! Così spuntano luci da tutte le grate. Ecco, questi ragazzi sembrano tra l'altro essere un gruppo ben formato e sanno bene, innanzitutto parlano molto bene, e, si capiscono tra di loro e sembrano collaborare, quindi li distanzierei dai bambini della scuola di Little Nightmares 2 che si ammazzavano tra di loro, si spaccavano la testa, eccetera. E tra l'altro riconoscono che Nessie non è di lì, non è parte del loro gruppo e non è parte ancora per il momento di quel mondo. Altri ragazzi e ragazze vogliono osservarmi. Poi all'improvviso cala il silenzio. Non capisco il perché fino a quando non lo sento. È un forte rombo. Tutti sussurrano: ci siamo finalmente. Lo senti anche tu, Otto? Loro aspettavano te. Non proprio. La loro gioia, il loro entusiasmo, si sono riuniti per un evento che è finalmente giunto. Come una vacanza che arriva solo una volta all'anno. Scappando dal loro divertimento, imbocco un tunnel e lo percorro fino a un incrocio. Non sapendo quale strada scegliere tra le tante, chiudo gli occhi e ascolto. Il suono proviene dalla via alla mia sinistra. Aspetto, osservando da lontano qualcuno che percorre lo sbocco del tunnel. Porta con sé uno strano aggeggio e di tanto in tanto il suo ronzio diventa un bip quando rileva i segreti nascosti dall'acqua. È come se avesse un metal detector, praticamente. Poco non dimentico di osservare il suo possessore, ma riesco a guardarlo appena in tempo. Porta un pesante sacco sulla spalla, dentro il quale c'è qualcosa che si dimena, ma così come è apparso, sparisce. Ecco, questa è una cosa... È una figura molto particolare e molto strana, che tra l'altro credo sarà uno degli antagonisti con cui avremo a che fare, che è questo uomo che poi viene definito l'uomo con la testa a sacco. Poi spiegherà che quel sacco che vede Nessie sulle sue spalle in realtà fa parte del suo corpo, non è un sacco che lui porta. E non capisco perché vada in giro con un metal detector, però. La melma sta salendo rapidamente. Mi arriva alle caviglie e la puzza diventa davvero terribile, Otto. Immaginatela, una puzza che ti riempie il naso. Poi, di fronte a me, vedo un piccolo tubo otturato. Lo scarico è bloccato. Spunta una massa grigia. È incastrata e si agita per liberarsi. Ma solo quando cade nella melma mi rendo conto che questa piccola cosa è viva. Si tira su e ondeggia, incuriosita dalla mia presenza. La testa sembra uno di quei funghi a forma di cono che crescono a campo d'uso. Ecco, lei qua incontra per la prima volta un nomino. E da qui in poi inizia a chiamarli la fatina dei funghi, la fata dei funghi. Mi avvicino alla piccola fata dei funghi. Ecco. E lei comincia a imitarmi. Come se fossimo vecchie amiche. Una presenza amica. Il primo essere non ostile che incontri che non è un altro bambino. Sì,
proviene da lì, da quel mondo. Qua c'è un chiaro collegamento tra le Fauci e la spirale, perché la spirale, in realtà possiamo solo supporre che lei sia nella spirale in questo momento, perché non lo sappiamo per certo, però trattandosi di un mondo dove ci sono le fogne, comunque lei è stata nel Luna Park e Luna Park è stato confermato come location di gioco, io sono fiducioso, ho abbastanza confidenza nel dire che... come si dice, che lei sia nella spirale in questo momento, sia nelle fogne della spirale. Quindi questo collega la spirale alle Fauci, perché sappiamo bene che i nomini vengono creati dalla signora di Le Fauci. È parte di esso, non è un'estranea come me. Sta funzionando, Otto? Riesci a vedere la sua piccola testa a fungo? Credo di sì. Forse... Continua. Sì. Lasciati andare, Otto. Lasciati andare. Quello prende anche per il culo. Sopra di noi, una rete scende dalla griglia di un tombino. Io mi accovaccio, ma la fata dei funghi no. Così indico verso l'alto, ma... Lei si limita a imitare il mio gesto. Una ragazza, dalla risata cattiva, infila tutto il braccio nella grata, nel tentativo di catturare la povera creatura. Così afferro un mattone e glielo lancio. Mentre grida dopo essere stata colpita, prendo la fata dei funghi e scappo. Violenta, Nessie. Una volta al sicuro, metto giù la creatura. Si allontana all'istante, poi si guarda indietro, suggerendomi di seguirla. Quel corpicino scatta, teso e sgraziato. In qualche modo sembra sapere dove mi sta portando. Si ferma solo una volta arrivate davanti alla porta arrugginita di uno stanzino. Entrando, però, scopro qualcosa di davvero inaspettato. Infiniti mucchi sparsi per la stanza. In alcuni ci sono cianfrusaglie, mentre in altri addirittura dei gioielli d'oro. In questo posto c'è tutto ciò che riesce a collezionare. Sono meravigliata. Solo dopo aver esaminato una fila di chiavi, capisco da dove proviene questa roba. Questa stanza è stato lasciato cadere dal mondo di sopra, negli anni. Ecco, questa affermazione ci fa capire da quanto tempo è che questo nomino stia viva qui nelle fogne, perché tutto quello che è riuscito a raccogliere sono cose che sono state fatte cadere negli anni, nelle fogne. E questo nomino qua l'ha prese e le ha, insomma, ammucchiate in questo stanzino, che è probabilmente la ragione per il quale il mostro con la testa sacco, con la testa palloncino, come lo vogliamo chiamare, gira con un metal detector. Probabilmente anche lui è interessato a queste cose. L'unica cosa fuori posto è un cappello con l'elica su una sedia, nascosto, dimenticato. Forse la fata dei funghi voleva che lo vedessi. Alle mie spalle sento l'uomo avvicinarsi. La piccola creatura si nasconde in un mucchio di guanti spagliati e anche io ci salto dentro. Sbircio mentre l'uomo è alla porta e inizia a svuotare le tasche. Monete, anelli, ciompi. Ah, allora prima ha detto che era il nomino a raccogliere la roba, ma adesso a quanto pare è l'uomo con la testa a sacco che sta depositando tutti i suoi averi, quindi probabilmente non è il nomino che insomma raccoglie la roba e la mette in questo magazzino, ma è l'uomo con il metal detector che la prende e la deposita qua. Il nomino è semplicemente qui perché è interessato dalla roba. Allora, qui c'è una piccola imprecisione, non so se sono io che ho capito male
è raccontato male, però da quello che capisco adesso è che è l'uomo a depositare la roba in questo magazzino e non il nomino. Poi si toglie la tuta di plastica, ricoperta di melma. Sotto mostra un corpo ossuto. La sua schiena è orribilmente curva. Quello che credevo essere un sacco portato sulle spalle è in realtà la sua nuca. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima. Non era un sacco, è proprio parte di lui, è lui che è fatto così. Come un palloncino pieno d'acqua, gonfio e palpitante. Ma non deve essere stato sempre così. È cambiato. È diventato un tutt'uno con le fogne. Non capisco. Credi che questo posto lo abbia trasformato? Dovresti essere alla deriva nello stato ipergoglico o quello che è. Vedere, annusare e sentire come faccio io. Non riesco a lasciarmi andare. Lo voglio più di ogni altra cosa. Provaci! Me lo ripeti sempre tu. Io ce la sto mettendo tutta, ma devi farlo anche tu. Mi fa piegare come Nessie prenda per il culo Otto in questo capitolo, è bellissimo. Con la coda dell'occhio noto il piccolo cono che sgattaiola via. L'uomo con la testa a palloncino è vicino. E in quel momento penso a Jester, il bambino con la melma nei capelli. Arrasti. Non posso non fare nulla anche stavolta. Per fortuna, in quel momento si sente di nuovo il rombo di prima. È ancora più forte. La scossa distrugge i mucchi accatastati, provocando nell'uomo una strana rabbia, così. Esco dal nascondiglio, corro dalla fetta dei funghi e, infine, esco dalla porta. Continuo a correre, ma anche se l'uomo non è molto veloce, non ha importanza. Ha con sé il suo aggeggio e quel ronzio mi segue ovunque. Il mio senso dell'orientamento svanisce a causa della melma, che ora mi arriva alle ginocchia. Dopo aver superato diversi tunnel, mi fermo, sperando di averlo seminato. All'improvviso, dall'alto brillano delle lanterne. I bambini cattivi ci hanno individuato. Iniziano a cantare. Prendi qualcosa, prima che arrivi l'onda melmosa. Sono entusiasti e capisco perché. All'estremità del tunnel appare una sagoma dalla testa a sacco. Mi taglia la strada. L'uomo conosce quei canali come se le fogne scorressero nei suoi pensieri. Cerco di tornare indietro, ma devo aver preso una strada sbagliata. Così mi ritrovo in un vicolo cieco, un muro di mattoni. La fata dei funghi si dimena implorando di essere liberata. Così la lascio andare. E il cono si arrampica su un mucchio di monete e attraversa una fessura, abbandonandomi senza esitazione, nonostante le abbia salvato la vita. La fessura da cui è passata la fata comincia a perdere acqua dall'altro lato. Tiro dei mattoni all'uomo che si avvicina. Un mattone, poi un altro. Il ronzio si fa più forte quando finalmente crea un buco, grande al punto da permettermi di passare. Lui colpisce il muro, cerca di afferrarmi, ma sono troppo lontana. Il suo piccolo occhio mi osserva, fino a quando le pareti rimbombano più ferocemente che mai. L'uomo si allontana, sopraffatto dall'orrore. Il rombo non si ferma più, e nemmeno le grida di gioia dei bambini. Qualunque cosa stessero aspettando. È arrivata. Otto, sei sveglio? Sì, Nessie. Sto cercando con tutto me stesso di vedere, sentire e percepire quello che fai, ma non ci riesco. Non ho il tuo stesso dono. Non è che non hai il suo stesso dono, è probabilmente che non ti ha concesso. Perché il traghettatore è colui che apre la soglia e lui non ti vuole dall'altro lato. Tu non è così potente come speravo. Farei a cambio con te all'istante. Vorrei poterti dare quello che ho nella mia testa. Così sarei libera da tutto questo.
Vado avanti. Sì. È come se avessero afferrato le fogne, scuotendole con rabbia. L'acqua si schianta contro le pareti. Inciampo di continuo, il tunnel si allarga sempre più. Si sente un suono più lieve, schiocchi e mormorii. Poi, dall'oscurità, appaiono loro. Corrono così velocemente che non riesco a reagire. Un centinaio di piccole fate dei funghi mi passano davanti in preda al panico, in fuga da qualcosa che si avvicina. Poco dopo, capisco di cosa si tratta. Veloce come un branco di cavalli legati tra loro, un maremoto travolge la fogna. L'onda è vicina quando... Finalmente, capisco. Per i bambini di sopra, è uno spettacolo. Hanno aspettato a lungo, non potendo provare di persona la potenza dell'onda. E questo gliel'ha fatta amare ancora di più. Atterrare ciò che sfugge al suo corso fa parte del loro orribile divertimento. L'onda violenta mi colpisce, spazzandomi via e riportandomi nel labirinto di tunnel. Nuoto verso l'alto, cercando di emergere. E proprio quando ci riesco, le onde si fermano. Il mio corpo non ha più bisogno di nuotare. Compare l'uomo candela. Galleggia su una specie di porta rotta. Qui sembra che l'uomo candela o il traghettatore, come lo vogliamo chiamare, sia intervenuto per salvare Nessie. E questo è abbastanza ambiguo come comportamento, perché non ci fa capire se l'uomo candela, il traghettatore, come vogliamo chiamarlo, sia effettivamente un nemico o una figura ambigua, che non si sa se è un nemico, se è un amico, chi lo sa. E non è l'unica volta, perché anche nel prossimo capitolo ci saranno delle parti molto ambigue riguardanti il traghettatore. E onestamente non so cosa pensare. Vabbè, andiamo avanti. Affronta questo incontro diligentemente. Lui ha le risposte che ci servono. Non commettere errori. È lui che ti tormenta. Non credo sia così. Questa volta riesco a parlare in sua presenza. Perché mi hai portato qui? Cosa vuoi? Risponde. Attraversa la soglia. Affonda nella luce. Metti da parte il vecchio sonno per dormire nuovamente. Gli chiedo urlando, perché? Perché dovrei... Prima che finisca, dice, la rovina non è dentro, ma fuori. La rovina non è dentro, ma fuori, come dire, resta chiusa nel mondo dei tuoi sogni, perché la rovina è la vita là fuori. Questa è la tua salvezza. Secondo me gli sta offrendo la salvezza, per quanto possa essere salva, all'interno di se stessa e dei suoi sogni e dei suoi incubi anche. Questo potrebbe essere perché Nessie di fatto ha un tumore e lui la sta salvando, tra virgolette, o potrebbe essere un inganno per convincerla ad attraversare la soglia e rimanere nel nulla. Qui tutti i tormenti vengono liberati. Altri enigmi. Crede che non riuscirò a risolverli, ma ce la farò. L'ho già fatto io. Penso che intenda che se mi abbandono al suo mondo, non sarò più malata. Ecco, esattamente. Anche se Nessie a questo punto ancora non sa di avere un tumore, lei pensa si stia riferendo alla malattia dell'acqua, ma è anche agli incubi che fa tutte le notti. Ma in realtà poi Otto gli svelerà che lei ha un tumore, e ancora di più convincendola ancora di più che la sua salvezza sarà appunto nel nulla.
Ecco perché, quando sono lì, non ho mal di testa. Niente parassiti. Niente esperimenti. Non è vero, non è così. Vorrei quasi che mi prendessi. Non dire così. Lontano da qui, da te. È ciò che vuole, vuole te. Forse è ciò che ha provato anche la tua Sisi. Sollievo. Questa era cattiva, eh. Questa era cattivissima. E l'ha accusata, era Otto. Solo un ragazzo. Ecco, qui Otto dice, ero solo un ragazzo. Come se effettivamente lui fosse stato la causa che Sisi, che abbia spinto Sisi ad andarsene. Perché lui dice, ero solo un ragazzo. Come se fosse stato lui a tormentarla a tal punto che Sisi ha alla fine preso la decisione di andare con il traghettatore. Potrebbe essere. Abbiamo finito. Esci, vai in camera tua. Cos'è questo? Hai curiosato sulla mia scrivania? C'è scritto il mio nome. È la mia radiografia. Sei sveglia. Cosa dice? Che c'è una massa che cresce nel tuo cervello. Un tumore. Lo sapevo. La cura. Quanto è grave. Non è mai un buon segno. Dovevi dirmelo. Perché? Perché non me l'hai detto? Non è mia abitudine dare queste notizie prima del dovuto. Ora vai a letto. Ok. Poverino. Povera Ness. Dopo che l'uomo candela ha parlato, l'onda mi porta di nuovo nello stanzino. L'uomo con la testa a sacco guarda attraverso una finestra. Terrorizzato. È l'opposto di quei bambini lassù. Vivendo sotto, non ha motivo di gioire per l'onda. Invece, adora ciò che fanno cadere per sbaglio. Vedi, ognuno desidera ciò che ha l'altro, ciò che non potrà mai avere. Prendo due dolcetti stasera. Prendine quanti ne vuoi, ma esci. Forse dirglielo è stato crudele. Ma va? Ma mentre dormiva, riflettevo sui requisiti di accesso menzionati dal mio professore. Aveva ragione solo in parte. Basta osservare il teatro dell'agonia che ha creato il traghettatore per capire che la paura è un requisito essenziale. E io so meglio di chiunque altro che un pizzico di paura può spingerci verso nuove scoperte. Per quanto riguarda il portale, forse non è nascosto nel nostro mondo, ma nelle nostre menti. Non è possibile che in qualche modo il suo tumore sia questo portale ignoto, un organo di trascendenza. Il dispositivo sarà anche incompleto, ma il suo monitor onirografico funziona. Se lei deve varcare la soglia nella luce, che altra scelta mi rimane? Come dice lei, devi provarci. Si è mossa a malapena mentre sistemavo l'interfaccia neurale. Sembra stabile. Non appena inizia il suo sogno, il monitor dovrebbe tradurre i segnali neurali in immagine. Otto. Shh. Cosa? L'hai promesso. Shh. Torna pure a dormire. È mezzanotte passata. Ha combattuto a lungo, ma alla fine ha ceduto. Ci siamo. Mostramelo, Nessi. Mostrami l'altro lato.
Ci siamo. L'immagine. Un caleidoscopio nero. Un abisso innaturale. Aspetta. Una sagoma. È difficile da vedere. È come guardare attraverso una nebbia nera. Eccola. Una figura. Ovulare. Divisa nel centro, dove... Accecante come il sole. Una figura ovulare divisa nel centro potrebbe essere un occhio. Infatti poi dice che è accecante e noi spesso abbiamo a che fare in Little Nightmares con occhi luminosi che pietrificano, carbonizzano, eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe essere un occhio. Magari l'occhio di Yog-Sothoth. Boh, chi lo sa. Una pupilla fatta di luce. Dio, mi sta fissando. Mi sta fissando. Bene ragazzi, questo era il finale. A mio avviso il quinto capitolo è uno dei più belli, tanto per cominciare. E non solo, ma abbiamo ricevuto una valanga di informazioni e io già da questo capitolo, cioè già da ora, nella mia testa ci sono un botto di teorie che si stanno andando a creare. La prima ve l'ho detta prima, quella che il mostro, il muro d'occhi, è legato alla divinità Yog-Sothoth e al traghettatore, a mio avviso, e potrebbero essere addirittura la stessa cosa. Poi, come altra teoria, quello che vi ho detto all'inizio, forse che abbiamo scoperto un nuovo antagonista e una nuova location. Io credo che incontreremo l'uomo con la testa a palloncino, con la testa a sacco, insomma viene descritto in entrambi i modi, e ci sarà un livello delle fognature. E questo ve lo dico perché nel trailer, proprio in questo pezzo che vi metto adesso, si vedono appunto delle mani che escono da un tubo in quella che sembra essere una fognatura. E questo potrebbe essere un indizio del fatto che ci saranno dei mostri in queste fognature, che non è detto che quelle mani appartengano all'uomo con la testa a sacco, perché comunque si vedono quattro mani nel trailer, però comunque la fognatura c'è, perché si vede che quello è il tubo, è un tubo di scolo, è un tubo di scarico. Per quanto riguarda le mani, non so se saranno dei semplici mostri che incontreremo, come potevano essere i bambini della scuola in Little Nightmares 2, insomma, che non siano un boss, ma probabilmente incontreremo un altro antagonista che è quello dell'uomo con la testa a sacco. E questa è già un'altra mia idea che mi è venuta in mente ascoltando questo capitolo. Abbiamo ricevuto un sacco di informazioni, anche quest'occhio che viene visto alla fine è un occhio luminoso, non è una novità nel mondo di Little Nightmares, ma a questo punto il fatto che sia legato alle parasogne di Nessie e addirittura venga trasmesso dal cervello di Nessie al monitor del macchinario che sta guardando Otto, e quest'occhio tramite il macchinario fissa Otto. A questo punto io credo che gli occhi stessi che vediamo nei Little Nightmares, quelli luminosi che pietrificano le persone, non siano una semplice trappola, una semplice misura di sicurezza per fermare i bambini, quanto un vero e proprio occhio di questa entità superiore, che poi sarà, a mio avviso, come mia teoria, ma poi farò un video a parte dove vi spiegherò tutte le motivazioni per cui credo che sia il traghettatore. Comunque, potrebbero essere proprio parte integrante del traghettatore, ovvero gli occhi tramite il quale il traghettatore vede. Non so se mi sto facendo capire.
tutti questi occhi luminosi che incontriamo durante le avventure in veri Little Nightmares, Little Nightmares e Little Nightmares 2 sono uno strumento del traghettatore per tenere sotto controllo tutto, le fauci, la città pallida, la spirale, ovunque ci siano questi occhi, il traghettatore ha conoscenza. E perché dico questo? Perché tra le tante abilità di Yoxotot c'era anche l'onniscienza. Vi invito di nuovo ad andare a vedere il video che vi lascio nella descrizione, perché vi spiego esattamente di cosa è capace Yoxotot, ovvero in questo caso trasposto nel muro d'occhi. Nel mondo di Little Nightmares 2, che è capace di trascendere tempo, spazio, è capace di cambiare forma ed è onnisciente. Per essere onnisciente bisogna che tu sappia tutto, per sapere tutto bisogna che tu veda. Ecco gli occhi, ecco perché gli occhi sono ovunque. Cioè raga, cioè ciao, sto video qua proprio sto dando il bianco. Ragazzi, che trip, è tutto collegato, sin dall'inizio è tutto collegato, raga. Va bene, e da qui, tra l'altro, dal mondo dei sogni, dal nulla, il traghettatore riesce a vedere all'esterno perché fissa 8. Cioè, onniscienza, cioè proprio non solo nel suo mondo, ma in tutto. Perché onniscienza vuol dire il sapere ogni cosa. Raga, cioè, questo Little Nightmares sarà veramente, veramente una figata e vedrete. Vedrete, lo dico qua, siamo al 26 di settembre, vedrete che il traghettatore è il muro d'occhi. Ve lo dico qua, testimoni tutti, il traghettatore è il muro d'occhi. Vedrete se non ho ragione. Torneremo a questo video e sotto nei commenti mi direte avevi ragione, ve lo direte, vedrete. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, è stato bellissimo. Questo capitolo più di tutti mi è piaciuto da morire, mi ha dato un sacco di materiale, un sacco di informazioni per tirare fuori teorie. Se questo video vi è piaciuto, e credo proprio vi sia piaciuto, ragazzi lasciate un like per favore perché è molto importante, mi aiuta anche con l'algoritmo di YouTube per proporre questo video a più persone. E se non siete ancora iscritti al canale e vi interessano queste cose, non solo sul mondo di Little Nightmares, ma anche su altri videogiochi, io spiego le storie anche di altri giochi, in questo momento siamo fissati su Little Nightmares perché è il gioco che più ha avuto successo sul canale, ma se vi interessano queste cose, questo genere di contenuti, iscrivetevi al canale perché ne parleremo tanto insieme ad altri titoli. Io adesso vi saluto e ci vedremo al prossimo video con l'analisi dell'ultimo capitolo che è La strada solitaria. Vi saluto ragazzi, ciao ciao!